È fondamentale il contributo delle aziende private.
fondi, io con alcuni fondi sto già ragionando, non penso ai fondi non-giudizi che però sono entrati nel business delle autostrade, penso ad ASPI che hanno ovviamente nel dividendo a fine anno la loro priorità, però ci sono fondi che investono a medio e lungo termine e l'Italia, lo so per certo perché ci sto parlando dagli Stati Uniti ad alcuni paesi europei, è assolutamente attrattiva in termini di investimento sulle infrastrutture, sul mattone e sul futuro sviluppo delle città. Quindi dobbiamo dare un quadro normativo, il disegno di legge sicuramente è un punto, non basta, perché poi ovviamente ci sono le regioni che normano, ci sono i comuni con i PGT, ci sono anche gli enti provincia che intervengono per quanto di loro competenza, quindi il mio obiettivo è entro il mese di novembre, ci stiamo lavorando dall'estate, fare un primo punto di confronto tra operatori pubblici e privati per darci modalità e tempistica di operatività. Fatti salvi gli interventi che col PNRR, col fondo complementare, con tutti gli altri fondi stiamo facendo, io mi sono fatto fare, venendo ai numeri, uno studio su quant'è il patrimonio edilizia residenziale pubblica a stamattina, novembre 2023, indisponibile agli inquilini perché sottosoglia, perché fuori norma, e non è ancora finita la ricognizione, ma escludendo Roma, che non ha ancora dato i numeri, da Venezia, passando per Palermo, ci sono stamattina almeno 70.000 unità immobiliari già pronte, confezionate, vuote e inutilizzate. Quindi prima di parlare di nuovo consumo, un amministratore pubblico si deve preoccupare di rimettere sul mercato ovviamente tutto quello che oggi non è in disponibilità. Occorrono alcuni miliardi di euro, ma portando 3 o 4 miliardi solo per quegli interventi, è chiaro che la legge di bilancio a cui abbiamo lavorato nei prossimi anni e le prospettive di sviluppo sul piano internazionale, guardiamo i dati tedeschi, non permettono di ipotizzare che solo sul tema casa pubblicamente si possano stanziare X miliardi di euro per le prossime leggi di bilancio. Però sono convinto che ci siano nel privato energie, ci siano anche superfici da mettere a disposizione, ad oggi inutilizzate. Non basta aspettare i grandi eventi, penso agli scali ferroviari di Milano di cui si è parlato per anni, adesso sullo scalo romano sono andato 2 volte a visitare i cantieri, ci sarà la sede del villaggio olimpico per le Olimpiadi invernali 2026, che poi diventerà il più grande studentato a livello italiano a prezzi cambiati. Roma avrà il giubileo, abbiamo raccontato il giubileo settimana prossima, ed è candidata a Expo 2030, però non possiamo sempre solo aspettare i grandi eventi come per Expo a Milano che si portano dietro Mind e alla riqualificazione di territorio. Secondo me dobbiamo avere, possiamo avere l'ambizione, le possibilità economiche, soprattutto sul fronte privato, in questi 4 anni di legislatura che abbiamo davanti, e la stabilità al di là del dibattito politico è fondamentale, soprattutto per un settore come questo, perché sapere che c'è la stessa idea culturale e lo stesso ministro per 5 anni nello stesso ufficio, con gli stessi dirigenti, lo stesso Stato, lo stesso gabinetto, permette anche all'operatore privato di poter pianificare con un minimo di tranquillità e di ambizione. Sono numeri assolutamente ambiziosi. Sul settore del trasporto, della logistica e della mobilità, quando sento sostenibilità alzo 18 antenne, perché ovviamente c'è da parte di qualcuno una visione più ideologica che pratica e pragmatica, e penso alla mobilità, penso all'auto solo elettrica, penso ad alcune imposizioni che non aiutano l'ambiente ma danneggiano solamente il tessuto sociale e produttivo. Sul residenziale e sul recupero di alcune aree industriali che ovviamente devono essere ripensate, la sostenibilità sì, invece riesce a coniugare ambiente, economia e società. L'ambizione c'è, credo che in prima fila, tra l'altro, a proposito di ambizioni, è quello che stiamo cercando di portare al Ministero, quindi una pianificazione non di inseguire di immediato, ma una pianificazione di lungo termine. Lo professor Carrè, che è uno dei 9 membri del Comitato Tecnico Scientifico che accompagnerà il ponte sullo stretto di Messina. Ovviamente serve il tempo, 2050, i ponti, così come Cascina
all'altra, così come Timotina, così come spero i nuovi stati, o il nuovo stadio, o i nuovi stati di cui Roma ha bisogno, quel dibattito pluriennale, però per motivi anche veramente di sicurezza, oltre che di impatto ambientale, servono nuove strutture. Ecco, ci stiamo dando scadenze temporali, coperture economiche e obiettivi, questi sì ambiziosi, però penso che l'Italia nei prossimi anni possa recuperare infrastrutturalmente parecchi anni di ritardo, di non sempre attenta manutenzione. Ricordiamo che abbiamo tra ponti, gallerie, viadotti, 50.000 infrastrutture tra strade, autostrade e ferrovie. Quindi fate voi il calcolo dello sforzo umano ed economico per mantenere 50.000 ponti, viadotti e gallerie. Anche qua ci stiamo dando un piano, ovviamente pluriennale, di intervento con copertura economica, con interventi sostanzialmente pubblici. Il tema della rigenerazione della casa invece ci dà l'occasione di coinvolgere veramente il privato. Il privato ovviamente deve fare business e ci mancherebbe altro, però è un win-win per il pubblico privato. Il pubblico da solo non ha le energie e le risorse per recuperare interi pezzi di città. Sentivo parlare di Genova, non conosco il valore immobiliare, però è una delle città che sta vivendo una ricrescita e una rigenerazione con pochi eguali a livello di paese, la Diga, il Waterfront, il Terzo Basito. Proprio stamattina una riunione sull'alta velocità, poi di marzo, un'ora da Genova a Milano, un'ora da Genova a Torino e un'ora da Torino a Milano. Devo dire che però anche a Roma e Lazio il sistema di mobilità, ovviamente la superficie di Roma non è totalmente comparabile a quella di Milano, però alcuni interventi, penso alla Roma Latina, che abbiamo commissariato, che stiamo riaccompagnando a furia di contatte, che è qualcosa di cui si parla da qualche decennio, porta la loro aggiunta a territori che non possono limitarsi ai centri. Mi è piaciuto io scorso, tra ieri sera e stamattina, alcune immagini degli innumerevoli dati che avete messo a disposizione. C'è soprattutto, calcoliamo che in Italia sono 8.000 comuni, ma 5.000 di questi 8.000 comuni hanno meno di 5.000 abitanti. Quindi noi, quando parliamo di rigenerazione urbana e recupero dei centri storici, non dobbiamo avere solamente Piazza Grazioli o Piazza Duomo. 5.000 comuni con meno di 5.000 abitanti, e questo l'amministratore pubblico lo deve sempre tenere presente, è già tanto se nel comune medio italiano c'è un geometra, un vigile urbano e un segretario comunale. Quindi andare a parlare di rigenerazione urbana sull'Appennino o nella Piana o sulla Sila, comuni che hanno 1.000 abitanti e che faticano a mettere insieme il bilancio, è chiaro che occorre una regia, una cornice a livello nazionale. E quindi l'evento di stamattina è assolutamente, dal mio punto di vista, confortante. Potrete immaginare che il ministro della Presidenza che arrivano tantissimi stimoli e tantissimi inviti, non posso essere ovunque, però cerco di scegliere anche in base a quello che sento come priorità che permette il paese, quello di cui state parlando e di cui parlerete con gli amministratori locali questa mattina, che ringrazio, perché ad esempio ho cercato in questi mesi di ribaltare il rapporto tra ministero ed enti locali, dove sia non più solo come il ministero che vigila e in caso di inadempienze di brotta, ma che ha cercato di ribaltare, vista la quantità di denaro da spendere, 159 piani di riqualificazione urbana del FINCO, che pure 2008, vuol dire che solo la Venezia Terra, per esempio, hanno un budget da investire e da ribaltare entro giugno 2026 di quasi 100 milioni di euro. E quindi è chiaro che il ministero non sta lì ad aspettare che accada qualcosa. La mia indicazione è: telefoniamo un giorno sì, un giorno no, all'ingegnere, all'architetto e al sindaco. C'è un problema, possiamo dare una mano, perché il PNRR ha ovviamente una scadenza oltre la quale non puoi andare. Quindi questo vale anche per le infrastrutture stradali, per la A24, per la A14, per la Grotta di Genova, per il passante di Bologna. Quindi raccogliere dagli enti locali, però dare una cornice, perché io ho visto. Io sono un autonomista, un federalista convinto, però dal punto di vista urbanistico è chiaro che tu puoi approvare.
abbiamo una quantità di denari da investire con pochi precedenti, penso solo al dossier FSA, quindi solo su strade, autostrade e ferrovie pubbliche nell'arco del prossimo decennio ci avviciniamo ai 200 miliardi di euro di risorse da mettere a terra. Solo per il PNRR RFI, la controllata dei FSA, a 39 miliardi, 23 miliardi diretti e 39 miliardi di Ministero. L'importante non è però spendere tutti, perché intanto quello giornalista mi scena quando dovete riuscire a spenderli tutti, ma siccome la maggior parte di questi soldi sono soldi a debito, il mio problema non è solo spenderli tutti, ma spenderli bene, perché poi devono generare un ritorno economico, che dicevamo dei numeri purtroppo che sono il conto in questo anno, che non sempre per quella che è l'approccio dei ministeri economici, il fatto che investendo uno io nell'arco temporale porti a casa due o tre in più è sufficiente per aprire un impatto, perché intanto si dice copri quell'uno, poi se te ne arrivano sette va bene, però intanto devi mettere a bilancio l'uno di scoperto. Io penso che questo sia un tema assolutamente prioritario. Ci sono, mi hanno contato, 1,5 milioni di famiglie in difficoltà abitativa in Italia, e quello a cui stiamo lavorando non è un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica alla moda di periferie romane o alla moda di Grado Soglio o Piazzale Corretto a Milano, perché è parto dal MIT. Noi in questi primi mesi abbiamo assunto più di 300 nuovi lavoratori e lavoratrici, parecchi ingegneri, qua ci saranno parecchi ingegneri. Il problema è che il Ministero che ho l'onore di accompagnare è uno di quelli che paga peggio, è un ingegnere che magari scorrendo la lavoratoria domani venisse a portare via anche male il contratto, se va bene in prima nomina porta a casa tra i 1.500 e i 1.600 euro al mese. Domanda, se non abiti vicino al posto di lavoro, se non sei di Roma e se non hai una casa di proprietà, con 1.500 euro al mese, come fai a fare l'ingegnere a Roma se solo sotto ti devi spostare e arrivi da fuori? Quindi il problema non è tornare a fare un nuovo piano a casa dopo che chiedono alcuni sindacati degli inquilini, perché il problema non è più quello che arriva a Torino per andare a lavorare. L'insegnante, l'ingegnere, è il poliziotto, è il ricercatore, quindi è anche quella classe media che soprattutto in città come Roma e Milano ad oggi, sia sul contratto che sull'affitto, a meno che ci siano mamme, papà, le spalle che finanze garantiscono, non va da nessuna parte. Quindi una rigenerazione urbana che recupera gli spazi, e lo dico da ex ministro dell'interno, la sicurezza è uno dei canoni fondamentali. Luci, negozi, impianti sportivi, asili, palestre, punti ricreativi, quindi non monadi, ma complessi. E poi con un occhio anche al bello, fatevelo dire, perché bello chiama bello e degrado chiama degrado. Quindi io penso che il pubblico debba avere l'umiltà di dire da solo ce la facciamo. Noi possiamo formare la norma, possiamo disegnare la cornice, ma senza l'energia, senza l'internazionalità del privato, perché magari i ministeri ogni tanto tendono a rinchiudersi all'interno delle proprie mura, non ce la facciamo. Quindi io ringrazio Unipro, così come nelle prossime settimane farò eventi di Lega Coppa piuttosto che delle arti, piuttosto che di grandi soggetti privati, che io non guardo assolutamente con sospetto. Magari qualcuno potrà dire Emma Salvini e il Ministero sono a disposizione dei costruttori privati. No, io penso che sia vero esatto contrario. Se ha successo, il business privato è un bene per il Paese, perché non da soli non ce la facciamo. Quindi grazie, io vedo la dottoressa Acker, la quale prima fila che poi seguirà i lavori, che è la dirigente del settore edilizia.
difficili da recuperare quelle centinaia di chilometri quadrati. Ecco, vi conforta il fatto che si stia rilanciando il nuovo consumo di suolo dal recupero dell'inutilizzato, anche con la rifunzionalizzazione, perché è una convenienza di tutti. Io cerco di essere un po' più ideologico e poi molto pragmatico, così come quando ho buttato sul tavolo e ne sono convinto, suscitando X polemiche, perché conosco il parlamento locale, conosco la mole di pratiche urbanistiche che giacciono dopo i 3 contorni ancora aperti negli uffici tecnici del Comune di Roma, che neanche se aspettiamo 50 anni riusciranno a essere esaurite. Quindi se noi abbiamo sulla carta 3 contorni aperti, la domanda dall'amministratore pubblico ma anche da imprenditore privato è: non avrebbe più senso, per quello che riguarda l'interno, i volumi interni, le piccole difformità urbanistiche e edilizie interne, chiudere col passato, liberare gli uffici da questa moda di domerate di carta che non riusciranno mai a rispettare e rimettere in circuito sul mercato una quantità di immobili che per l'antimagno sottotetto, la cantina, la veranda, la tapparella, la finestrella, il pavimento non possono essere messi sul mercato. I comuni incassano, ci sono degli amministratori comunali, però ne stiamo già ragionando, ingegneri, geografi, architetti ringraziano e rimettiamo sul mercato una quantità di metri quadri che ad oggi sono assolutamente esistenti sulla carta ma non nella realtà. Quindi io mi auguro che la partnership pubblico-privato non rimanga solo il PPP in alcune norme di legge, ma in questi 4 anni ci permetta di rigenerare magari da qui al 2050 una superficie maggiore rispetto a quella che nello studio di stamattina avete messo a disposizione. Quindi vi ringrazio, perché con il Ministero occuparmi di ferrovie, però il tema della casa entro stasera è uno dei quelli su cui entro il momento che voglio cominciare con il tavolo, per quello poi c'è gli avanti e tornare, spero che diremo conoscere la strada. Quindi il piano nazionale idrico, riforma della governance dei porti, il piano nazionale della logistica degli aeroporti e il piano casa sono quelli che vorrei che nel 2024 dai titoli